I lapponi, i famosi lapponi, il cui sottotitolo è Ballata popolare ma soprattutto polare, artica, cosa che mi ha ulteriormente incantato del ragazzone. Parlando dice, senza più quell'ansia d'oro che noi muta in pelli rosse, senza il fiele, senza la bile necessaria l'uomo civile. Quindi il ragazzone, nel 1900, mette tra le cause dell'ansia, l'oro. E questo è un famoso e antico ragionamento legato all'avere o non avere, e quindi al senso di identità che abbiamo o non abbiamo, e che è all'origine della depressione, che nasce anche quando si perde il proprio posto, il senso di chi si è rispetto a se stessi e rispetto agli altri. E noi viviamo in un'epoca in cui il senso di ciò che si è dato, è misurabile in denaro. Per intendersi, io ho lavorato per molto tempo, faccio un diverso tempo, facendo spettacoli, sì, mettendo da parte dei soldi, anche perché arrivato a una certa età, come sono arrivato ora, pensavo in quest'anno qua, di aver da parte del denaro, messo tramite un signore che lo metteva in delle banche, così, di poter avere ogni anno quel tot soldi per farmi un filmetto, per farmi una cosa così, no? Per smettere di andare in giro a fare lo scemo e studiare, scrivermi un corso di teologia, fare quello che potessi fare, uno pensa di prepensionarmi in qualche maniera, no? Scrivere romanzi, studiare. E penso che, quindi ho molte belle idee, film a Cuba, di qua, di là, robe così. E temo di non poterlo fare perché quel signore a cui in 700 davamo i soldi da circa 12 anni, va bene? Quando gli hanno cominciato a chiedere indietro non ce li aveva più. Una cosa, come vedete, fa ridere, però a me non fece ridere quando lo sai più un mesetto fa. È bello fare quest'outing, no? Non di genere, ma di genere economico. Me ne vanto, anzi, di questo. Io con altri 700 stiamo adesso cercando di capire se quest'uomo, dove diavolo ha messo questi soldi, no? Che io non glieli chiedevo da 5 anni, io non gli ho mai chiesto indietro il frutto di questi investimenti. Semplicemente è tanto anche che non glieli do, ma questi soldi si erano moltiplicati, non avendoli mai chiesti indietro io. Questa cifra si era quasi triplicata nell'arco di 12 anni, è diventata una cosa, ero diventato più che milionario, va bene? Quindi io a questo punto potevo andare in giro dicendo: io voglio quella casa lì, la compro. E infatti gliel'ho detto: dammi questi soldi che devo comprare la casa. Sapendo che anche se compravo la casa me ne veniva abbastanza da avere tutti gli anni un tot, va bene? Per cui io mi facevo il mio filmetto, il mio spettacolo, mi scriveva teologia e quant'altro, va bene? Ora, quando gli ho detto: dammi questi soldi che faccio, questi soldi non c'erano, va bene? Perché liquido non c'è, perché su e via di. Non solo io, ma 700, infatti adesso c'è una causa, cerchiamo di capire se riusciamo a metterli in prigione, a torturarlo, a fare delle cose. Però c'è una causa in corso da parte di molte persone rispetto a questa società, a questi signori che immagino anche voi abbiate investito lì e non lo sappiate ancora, perché non tutti sanno, non è che loro vanno a dire, no, bisogna capire. Ecco, questa cosa è molto interessante, mi è capitata recentemente, mi ha fatto meditare molto su questo fatto del denaro. Uno può anche prendere una grande depressione, può darsi che, no, la depressione non c'entra mai con una causa oggettiva, è un meccanismo molto lungo in questo caso, però per qualche giorno ho sentito un profondo senso di privazione di identità, di ferita, forse perché il portafoglio è molto vicino al cuore, nella prossemica, no, del vestito. Per cui ci sarà pure uno scambio a forza di stare così vicini. E col portafoglio si possono misurare molte cose. La mia identità era il denaro che avevo da parte? O è il lavoro che io ho fatto? Io sono e mi posso misurare sulla base di quello che vi sto dicendo, di quello che voi presumete che sia il senso per cui io vi sto dicendo queste cose? O sul fatto che io sono qui e sono credibile perché si presume che avendo fatto anni di attività abbia un reddito e una posizione sociale determinata da un reddito? Cos'è che mi rende credibile? Il mio ruolo economicamente determinato, va bene, nella coscienza diffusa dal fatto che facendo una certa attività si presume che io abbia un certo reddito, no? E se non sono morto e sono rimasto vivo vuol dire che mi sono potuto mantenere, no? E questo in qualche senso ce l'avrà per
perché se uno si mantiene vuol dire che ha una ragione sociale, oppure è ciò che dico, ciò che faccio, ciò che sono. È una bella domanda questa qua, che mi sono dovuto porre, che tutti si devono porre in un momento in cui la sostanza su cui poggia la loro identità sociale viene meno. Me ne è sempre interessato abbastanza poco, ma non tanto per snobismo, perché se mi interessava faccio altre cose, però sono stato costretto a mettermi in relazione anche con questo tema qua. È un tema profondamente interessante. Quanto siamo nella nostra idea di noi stessi il denaro che abbiamo e quanto no? E questo mi ha portato a altre riflessioni, che ho cercato anche di sviluppare prima, perché un po' di tempo io stavo dietro a questo tema del denaro. E essendo andato vicino alla verità, credo che il demone mi abbia punito. Cioè, io penso che, ho avuto questa sensazione da tempo, che noi viviamo non dentro una cultura laica o dentro una cultura secolarizzata, ovvero sia nella quale le ideologie e le religioni sono state allontanate da un'idea civile e piana del rapporto tra economia e vita, ma che questa presunta secolarizzazione sia in realtà una religione, cioè che il denaro possa somigliare per tanti versi a una religione.